Ben ritrovati in studio per la nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola e partiamo come sempre dalla Nuova del Sud che in apertura propone il viaggio di traverso nella chiesa di sacerdoti, suore e laici in prima linea. Il Natale nella Basilicata dei Poveri, oggi sulla Nuova del Sud troverete un inserto speciale. I temi saranno ripresi nell'omologazione. Omonima trasmissione televisiva in onda questa sera alle 21 sulla Nuova TV e sulla Nuova del Sud di oggi. Si parla anche di Natale a tavola. Ecco il nostro menù alternativo per mangiare sano a cura della nutrizionista Antonella Catenacci. Andiamo invece a vedere l'apertura che è dedicata a Rimborsopoli. Iniziano a restituire i soldi anche Viti e Simone condannate a risarcire per le spese pazze in consiglio regionale. La scure della Corte dei Conti non risparmia i politici e con il nuovo anno è atteso il primo grado del processo penale. Sotto l'apertura si parla di politica, De Luca a fretta, giunta di larghe intese prima di fine anno, veleni sul sindaco di Potenza. Discarica di Sant'Arcangelo, la regione latita e il Consiglio vara un tavolo permanente. Capodanno in diretta su Rai 1 da Matera, per noi un nuovo inizio. Rocco Papaleo e Amadeus condurranno la serata insieme a Claudio Lippi. E poi nello sport Lega Pro, il Matera ha i numeri per i playoff, il Melfi è già sul mercato. Volley B2, coach De Rosa non mangia il panettone, cos Potenza affidato a Petrone. Passiamo alla Gazzetta di Basilicata. Qui in apertura si riporta il caso delle notifiche per chiedere il pagamento di prestazioni sanitarie dal 2011, ben 10.000 soltanto nel Potentino. Il titolo, la stangata di Natale sui ticket sanitari arretrati, errori negli avvisi, omonimie, redditi sovrapposti e visite fantasma. Fioccano i ricorsi, cartelle anche di 300 euro da pagare entro il 31 gennaio. Di spalla, niente bonus benzina sotto l'albero, nel 2016 la ricarica prima del cambio sulla card per l'ultima volta, una tranche da 30 a 220 euro. Sono andate deluse le aspettative di chi aveva creduto che arrivasse il benefit con Babbo Natale. E la fotonotizia dedicata alla vetrina televisiva per la Basilicata, tutto il cast della serata, stiamo parlando del Capodanno in diretta su Rai 1 da Matera per San Silvestro. Poi si parla di politica, De Luca tra due fuochi, slitta ancora la sua giunta. L'inchiesta, il bluff delle opere finanziate con fondi europei e infine il meteo con le festività natalizie all'insegna del sole. Concludiamo con il quotidiano del Sud. In falsa apertura troviamo i racconti delle feste, il Natale narrato dagli scrittori del quotidiano. In apertura, tutto pronto per l'anno che verrà, svelato dalla RAI al governatore Pittella e al sindaco De Ruggeri, il parterre di ospiti per San Silvestro a Matera. Accordo con la TV fino al 2019, da 580.000 euro all'anno, intanto varchi in piazza e vie di fuga. I controlli saranno rigidi, tutto esaurito in città. Infrastrutture, FAL, prende forma la Matera-Bari, completato il raddoppio del primo chilometro. Spazio anche alla politica, rush finale per la nuova giunta De Luca, intanto la Corte dei Conti condanna Simonetti e Viti a risarcire la regione Basilicata.
Eccellenze lucane, start-up innovative, idee green e motori 2.0. Sarcuni ha venduto la sua app per 51 milioni. La buona notizia, regalo di Natale di Equitalia, sospese tutte le cartelle da riscuotere fino al 6 gennaio. E infine a Chiaromonte l'edificio della cattedra di agricoltura verrà trasformato in fattoria sociale. E abbiamo concluso l'informazione sulla Nuova TV, torna con il nostro TG delle 13:50. Ora vi lascio alle previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi. Grazie per l'attenzione, buona giornata.